anticipo dell'ultima d'andata tra Napoli e Fiorentina, va in scena la favorita di Palermo. Riflettori puntati sul brasiliano Edmundo, il grande ex, 37 partite e 12 gol nel suo passato in maglia viola. Mondonico, tante le assenze nella sua squadra, recupera Matusalem, fa esordire Fontana e manda in panchina Pecchia, mentre Terim lascia a riposo Nuno Gomes, Chiesa e Torricelli, sostituiti da Mijatovic, Leandro e Tarozzi. Il Napoli è messo in campo con l'intento di chiudere gli sbocchi offensivi all'avversario, sicché la Fiorentina, sebbene sia più manovriera, è costretta ad andare al tiro dalla distanza. Ci prova Vanoli su punizione, ci riprova Amoroso, ma in entrambi i casi le conclusioni sono troppo alte. Chiaro il progetto della squadra di Mondonico, decisa a non correre rischi nella fase iniziale del match, così aspettando Edmundo il primo tentativo è di Amoruso, che calcia lato anche per l'opposizione di Pierini. Ma dal piede di Rui Costa partono suggerimenti invitanti per i compagni. Quello su calcio piazzato per Tarozzi diviene un'autentica palla gol anche grazie all'abilità del difensore nel gioco aereo, ed è pure una palla gol quella che Leandro offre poco più tardi, siamo a metà del tempo, a Rui Costa, ma il capitano al momento del tiro viene tradito da un rimbalzo fasullo del pallone, dopodiché si concede una licenza che non produce però effetto alcuno. Insiste la Fiorentina, ci prova Mijatovic con un dosato assist destinato a Leandro, che per poco non finisce dritto dritto nell'angolo sguarnito della porta di Fontana. Rivediamo il tiro assist del montenegrino, ma col passare dei minuti il Napoli pare ritrovarsi. Chiroga, quando siamo di poco sopra la mezz'ora, imposta e conclude la più pericolosa azione della sua squadra dopo un preciso dai e vai con Matusalem, ma il difensore trova sulla sua strada prima Pierini e poi Toldo ben piazzato. L'ultimo atto prima dello scadere del tempo è questo tentativo aereo di Pierini su seguente a calcio d'angolo. Il difensore stacca bene ma non inquadra la porta di Fontana. Inizia la ripresa, inizialmente come già avvenuto nel primo tempo le due squadre si studiano come due pugili. L'azione più pericolosa la confezione il Napoli con una pregevole geometrica combinazione ben intercettata da Toldo, ma comunque invalidata da Paparesta per fuorigioco. Insomma, succede poco. Il primo episodio da menzionare è la sostituzione di Tarozzi con Rossi quando è già scoccato il quarto d'ora. Il secondo, 10 minuti più tardi, è la sostituzione di Matusalem con Pecchia. L'impressione che se ne ricava è che le due squadre non vogliono farsi male per differenti motivi di opportunità. L'unica variabile impazzita è Edmundo, e chi se no, ma il suo gol viene annullato da Paparesta per la chiara posizione di fuorigioco in cui viene a trovarsi al momento del passaggio di Amoruso. Cambia ancora Terim, richiama Mijatovic, opaca la sua prova e mette dentro Nuno Gomes, ma il copione non cambia, solito trantrane, solito Edmundo che cerca il gol dell'ex, il gol della vendetta. Si libera bene, spara con potenza, ma il suo destro pare essere telecomandato giusto giusto per centrare il petto di Toldo. Stilisticamente perfetta comunque l'azione del brasiliano. Quando mancano 10 minuti al termine, Terim esaurisce le sostituzioni, esce Amoroso acciaccato, lo sostituisce Moreno Torricelli. La risposta di Mondonico non si fa attendere, esce Baccina al suo posto, entra l'argentino Pineda. Ad interrompere l'eccessiva tranquillità della gara ci pensa Torricelli con una pericolosissima sventola che è a metà via tra un tiro in porta e un assist per l'incombente Nuno Gomes. Ci prova anche Di Livio, ma la distanza sarebbe eccessiva per un artigliere, figuriamoci per un soldatino semplice. E poi c'è sempre il solito Edmundo, il suo spunto insistito è quello tipico del campione di razza. Resiste all'attacco di Pierini, trova lo spazio per la battuta, ma non inquadra lo specchio della porta. Rivediamo ancora la bella azione di Edmundo. Sembra finita, si aspetta soltanto il triplice fischio di Paparesta, ma ad un secondo dal 90° il Napoli trova il colpo del KO. Magoni spara, Toldo non trattiene, Fabio Pecchia fa centro da pochi passi realizzando il suo terzo gol in campionato e regalando così la quarta vittoria al suo Napoli. È l'ultimo atto, quello più importante e decisivo di una partita che pareva destinata allo 0-0 e che nessuna delle due squadre avrebbe meritato di vincere. In virtù di questo risultato il Napoli torna al successo dopo 3 sconfitte consecutive, si porta a quota 17 lasciandosi 4 squadre alle spalle. La Fiorentina incappa nella seconda sconfitta in trasferta che la costringe a fermarsi a quota 25 punti in 6ª posizione. Mijatovic, voto 5 meno. Terim gli fa giocare una partita ogni morte di papa e lui, che fortunato non è, incoccia in un difensore, Troise, che ogni volta che occorre lo randella ben bene e nelle occasioni che contano lo anticipa da campioncino senza soggezione. È un mondo difficile, sostituito. Edmundo, voto 6 di stima. Pronti via, Di Livio lo butta giù, gli tende la mano e lui lo guarda e non muove muscolo. Si vede lontano un miglio che ha una forma al 40%, ma qualche bel calcione lo va a dare anche lui, scegliendo con cura l'avversario. Al minuto 40 esce a cambiare le scarpe. 2 settimane fa era uscito infortunato e per chi si accontenta è un bel passo avanti. Al minuto 70 il suo testone pelato butta la palla in gol, ma il brasiliano è 2 passi troppo avanti. Alla prossima, coraggio. Rui Costa, voto 6+.
Mondonico dice a Magoni di attaccarsi al principino viola come una sanguisuga e Magoni esegue. Lui, Rui, distende la sua elegante falcata ogni volta che può, ma Leandro e Mijatović non sono esattamente Riva e Boninsegna di Messico 70 e forse nemmeno Chiesa e Nuno Gomes di Firenze 2001. Su col morale, Accademia. Fontana votò 6 meno. Dopo Coppola, Mancini e Mondini, Mondonico accende un cero alla Madonna di Rivolta d'Adda e manda in porta, appena sceso dal pendolino, il quasi 34enne Fontana, detto Jimmy. Con una catastrofica uscita, Jimmy a momenti manda in gol Pierini, che però non crede ai suoi occhi e sbaglia. Fontana si riscatta togliendo dal ciuffo di Vanoli una palla spedita, pronta per il gol, da Rui Costa. Spavento. Toldo, voto 4,5. Quando Edmundo gli indirizza un pallone tra le braccia, quasi si commuove. Da 75 minuti faceva lo spettatore non pagante di una partita da sbadigli. Forse si commuove troppo perché poi mette malissimo la mano sul pallone che l'avvocato Pecchia archivia in gol come la più facile delle pratiche. Recidivo. Allora, complimenti al Napoli. Vediamo la classifica, aggiornata, se è pronta. Se no andiamo subito a Palermo, eccola qua. Allora, dunque, Roma prima, ma occhio anche alle zone basse. Vedete, balzi in avanti di Brescia e Napoli, ai danni di Vicenza e Verona e anche della regina, del presidente Foti, che forse tifava per un altro risultato questa sera. Ma intanto andiamo da Marco Francioso e salutiamo Emiliano Mondonico. A voi, buonasera. Sì, buonasera. Con noi Emiliano Mondonico, che ha tirato un sospiro di sollievo visto che hai raggiunto la quintultima posizione. La prima domanda è d'obbligo: hai rischiato di tenere in panchina chi poi ti ha risolto la partita, Pecchia? No, penso che era tutto abbastanza stabilito. Adesso non abbiamo più attaccanti perché i nostri sono infortunati. Il giocatore più offensivo che abbiamo è Pecchia ed è chiaro che per vincere la partita nel secondo tempo mi occorreva questo ragazzo fresco. Ne avevamo parlato ed è chiaro che questa era una soluzione che poteva avverarsi. Sono contento che si sia avverata perché non sempre si vince le partite dal primo minuto, alcune volte si vince le partite magari con situazioni di questo tipo e di questo genere. Siamo a 17 punti, gli stessi punti che aveva il Toro l'anno scorso quando abbiamo girato alla fine del giro di ritorno. Purtroppo l'anno scorso troppe cose erano contro e perciò non abbiamo potuto salvarsi. Mi auguro che a Napoli questo non succeda, che possiamo giocarci sicuramente meglio dell'anno scorso le nostre possibilità di salvezza. Ho visto bene, sì, Emiliano, scusami Marco, ho visto un'immagine, magari così la riproponiamo, ma era Mondonico che era avvinghiato a Edmundo lì a fine partita? Vi siete abbracciati voi? Ma lo stavo, era la terza volta che tentavo di toglierlo, perché ecco. L'ho visto stanco, ogni volta che volevo toglierlo questo faceva una progressione incredibile, metteva in ambasce le difese della Fiorentina. Vorrà dire che da domenica incomincerò al primo minuto a dirgli che voglio toglierlo, così farà 90 minuti come ha fatto gli ultimi 10, che veramente ha fatto vedere chi è il mondo e ha fatto vedere quello che può dare in più a questa squadra. Marco, altre domande tu? Guarda, la domanda è d'obbligo, la prossima volta farete di tutto per avere i fumogeni, visto che giocate in casa anche a Palermo? No, è sempre meglio, ed è una cosa positiva, giocare da San Paolo, perché penso che l'atmosfera del San Paolo sia incredibile e sia di grande aiuto a questa squadra. Io devo dire che oggi Palermo veramente c'è stata vicina, devo ringraziare Palermo perché sembrava il San Paolo lo stadio questa sera, per questo grande aiuto che ci hanno dato i palermitani. E mi ha fatto piacere che il gol sia venuto da Pecchia, che era appena entrato, e dal francobollatore di Rui Costa, che chissà perché all'ultimo minuto era al limite dell'area avversaria per tentare di fare gol. Queste sono le cose che mi piacciono. Allora, di solito sei onesto, una partita meritata questa vittoria? Ma io penso che davanti alla porta ci siamo arrivati noi, perché Chiroga, Amoruso, loro hanno avuto sicuramente supremazia, penso molti calci d'angolo, però non si sono mai resi pericolosi se non nel gioco aereo. Noi invece siamo arrivati con le nostre possibilità e poi alla fine vince chi fa gol.
Io così ho perso delle partite e sono stato così magari eccitato di non capire niente quanto l'avevo dominato per 90 minuti. Perché vogliamo toglierci la soddisfazione di dire l'abbiamo meritato? No, nessuno ve la toglie, Emiliano. Allora c'è un episodio da Moviola. Prima però Giancarlo Dotto vuole farti una domanda. No, sempre a proposito di questo abbraccio con Edmundo, che potrebbe essere la pietra miliare per la salvezza del Napoli. Ma che cosa le ha sussurrato nell'orecchio Edmundo? Perché questo è molto interessante. Sì. Ho visto che lei è sbottata in una risata. Intanto arriva Terim lì. Sì, è stata la stretta di mano. L'allenatore della mia squadra. E già, poi... Che cosa mi ha sussurrato il mondo? Che lui vuol sempre vincere, e anche fino al 90esimo. E penso che questo è lo spirito che dovrà animarci un po' tutti quanti da qua alla fine. Mi ha fatto piacere soprattutto per lui, perché è chiaro che è tanto tempo che non gioca, si è allenato poco. E gli ultimi 10 minuti soprattutto penso siano stati molto molto indicativi. Speriamo che il futuro diventi sempre più lungo degli ultimi 10 minuti. Ma da tifoso viola sei preoccupato per il futuro della Fiorentina se Terim dovesse andare via? Vi rispondo domani, perché oggi purtroppo dovevo essere avversario di questa, di questa squadra. E dalla quale ho ammirato il carattere del suo allenatore e dei suoi giocatori. Oggi noi siamo stati o più bravi o più fortunati, fa lo stesso, penso che così a Firenze saranno contenti, perché se perdono contro un tifoso della Fiorentina fa meno male, ma che magari perderlo contro, non so, un tifoso della Juve. Allora, stai lì ancora un secondo, c'è un episodio da Moviola, guardatelo insieme, Terim e Mondonico con Francioso. Matteo Dotto.